Diversi sindaci del Potentino hanno denunciato il mancato rispetto dell'ordinanza regionale che prevede corse autobus aggiuntive per gli studenti fino alla cessazione dello stato di emergenza. Sarebbero quindi stati violati anche gli accordi contenuti nel documento congiunto scuola-trasporti sottoscritto in prefettura. Vorremmo verificare la attualità e soprattutto il pieno rispetto di quel documento, perché non ci sia il rischio di soppressioni senza alcuna informazione di soppressione di corse. Al tavolo sono stati invitati anche i rappresentanti del COTRAB, richiamati dal prefetto al rispetto degli accordi, mentre l'ufficio scolastico regionale ha fornito i dati degli screening nelle scuole e costituito un gruppo di lavoro con ASP e ASM per l'applicazione delle nuove norme anticontagio. Sempre sul tema, il comitato ha fatto il punto sul rispetto delle regole. Dal 10 al 18 gennaio sono state poco più di 6.000 le verifiche sul possesso del Green Pass, 9 le sanzioni e elevate. Delle 1.350 attività commerciali controllate, 5 sono quelle in cui sono state rilevate irregolarità. La riunione si è poi concentrata sulle operazioni di ricerca di Antonio Iasi, il 55enne di Forenza, scomparso da sabato scorso. I vigili del fuoco hanno confermato che anche l'attività dei sommozzatori ha dato esito negativo. Le indagini proseguono senza tralasciare alcuna pista. Oltre all'attività di verifica e di ricerca, c'è da considerare che con la segnalazione anche all'autorità giudiziaria, poi ci sono percorsi che seguono un'attenzione differente appunto sul tavolo della magistratura.